Assessore Fidanza, adottare, approvare un bilancio di previsione in autunno sembra quasi anacronistico, ma non si poteva fare altrimenti. Ma soprattutto per i cittadini di Montesilvano eh, sono stati evitati dolorosi sacrifici? Sì, beh, noi abbiamo approvato il bilancio intanto perché era un atto dovuto, non lo avevamo trovato approvato, quindi lo abbiamo... Eh, fatto anche perché eh, le norme in questo anno straordinario per la finanza pubblica consentono di approvare il bilancio 2012 addirittura entro il 31 ottobre. Noi comunque lo abbiamo fatto, ancorché non l'abbiamo trovato approvato entro eh, i primi di settembre, quindi lunedì 3, lo abbiamo approvato. Per quanto riguarda il discorso della tassazione, quanto pagheranno i cittadini di Montesilvano? Sarà un bilancio gravoso? E quello del 2012 è un bilancio che non tocca assolutamente le tariffe. Tutte le tariffe di tutti i servizi e di tutti i tributi sono rimasti intatti e intoccati. Così come l'IMU, noi abbiamo deciso. In maniera convinta che le aliquote basi previste dalle, dalle norme nazionali, quelle del 4 per 1000 e del 760, per il momento noi non le abbiamo toccate. Aspettiamo di vedere i flussi di entrata e poi vedremo e valuteremo se sarà necessario. Lavoreremo affinché questa cosa non sarà necessaria, naturalmente dobbiamo aspettare di avere dei dati concreti e reali sui flussi finanziari. Ci passi la battuta un previsionale per tre mesi praticamente? In realtà è, mi sembra più di poter dire che è più un consuntivo che un previsionale, però insomma, comunque ci sono state da un punto di vista tributario dell'impostazione delle scelte importanti che rimandiamo a brevissimo tempo perché il nostro obiettivo è quello di approvare il bilancio di previsione del 2013 entro il 31 dicembre, in modo tale da avere lo strumento dal 1 gennaio. Questa è la vera scelta che abbiamo fatto e all'interno di essa troveremo le scelte più importanti di mandato.